La Sicilia ha già pagato in questi anni un prezzo altissimo, inaccettabile, in termini di salute e di disastro ambientale, a uno sviluppo legato al petrolio e legato al fossile. Per questo, in modo convinto, invitiamo i siciliani, il 17 di aprile, innanzitutto a recarsi alle urne per il referendum sul quale è calata una cortina di silenzio da parte del governo, che ha vergognosamente anche evitato l'accorpamento con le elezioni amministrative, facendo così pagare circa 300 milioni di euro ai siciliani pur di provare a non far raggiungere il quorum del 51%. Ma il quorum noi lo raggiungeremo, invitiamo i siciliani a votare sì. E a tal fine, insieme all'amico Nello Musumeci, insederemo un comitato denominato La Bellezza Non Si Trivella, in difesa dei nostri mari, in difesa della pesca, in difesa di uno sviluppo sostenibile per fuoriuscire definitivamente dall'incubo del petrolio. E sarà una risposta di popolo anche contro il governo Crocetta, che più di ogni altro è stato appiattito sugli interessi dei petrolieri, con una incredibile faccia tosta, non è stato neanche capace di promuovere insieme alle altre regioni di battersi per questo referendum. A Palermo insedieremo questo comitato giovedì prossimo nella sala stampa dell'Arse. Invitiamo il mondo accademico, il mondo dell'associazionismo, gli ambientalisti, gli uomini di cultura, i cittadini, i giovani, a recarsi alle urne il 17 ed esprimere un convinto sì per dire finalmente basta a un monosviluppo basato sul petrolio, sull'inquinamento e molto spesso sulla morte e sulla distruzione ambientale.